qua, buongiorno, vi stavamo aspettando. Buongiorno Don Buongiorno. Domenico. Allora, siamo pronti per questa giornata che preannuncia il fine settimana? Certo. Don Domenico, che cosa farete nel fine settimana? Mi dedicherò in modo particolare all'orto, come sempre, per cercare di recuperare ecco, i lavori dove sono rimasto un pochettino indietro. E poi ecco, cercherò di curare in modo particolare ecco, certe verdure che hanno più bisogno ecco, di essere curate, di Certo. essere appunto seguite, in modo che si sviluppano ecco, nei migliori dei modi, no? Perché le verdure hanno bisogno di molta Di assistenza, cura, no? Di cure per crescere certo. bene. Ed è vero che prima di lasciare quindi i nostri telespettatori per 2 giorni, voi volete lasciare loro un pensiero? Sì, stavo leggendo un libro di Thomas Merton e mi ha colpito un pensiero che riguarda, diciamo, un po' il tema che noi tante volte trattiamo. Noi trattiamo delle cose semplici, diciamo, ecco, nella cucina che dobbiamo sempre utilizzare quello che abbiamo, ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo, no? E allora io ho trovato questo pensiero che ve lo voglio dire in modo che anche voi ecco, potete far tesoro. Dice Thomas Merton, chi si accontenta di quello che ha e accetta il fatto incontestabile di mancare di molte cose nella vita è assai più ricco di uno che ha molto di più, ma si angustia per tutto quello di cui eventualmente potrebbe mancare. Perché noi non possiamo trovare il miglior partito da quello che siamo, se il nostro cuore è sempre diviso tra quello che siamo e quello che non siamo. Che bella, Don Domenico, è una bellissima frase. Poi Thomas Merton era un famoso monaco vissuto intorno ai primi del Novecento, no? Sì, Tra il 1900 e il 1968. quindi conosce molto bene, no? La vita monastica ed è anche uno degli autori preferiti anche da molti monaci, no? Perché appunto ha dei pensieri veramente profondi. E Don Domenico oggi ce n'ha voluto regalare uno, quindi grazie, davvero avrà fatto molto piacere ai nostri telespettatori a casa. Anzi, Don Domenico, ce ne dovete regalare di più di questi pensieri che veramente poi fanno riflettere tutta la giornata, Sì, quindi sono molto belli. comunque mi è capitato diverse volte, no? Anche di ricevere qualche telefonata perché vogliono questi pensieri, no? Che noi ecco, suggeriamo ecco, nelle nostre Certo, ricette. perché fanno bene all'anima, tra l'altro mentre si cucina è bello anche quindi pensare a delle cose più alte, spirituali, che ci accompagnano poi sempre tutto il giorno. E allora, Don Domenico, che cosa avete fatto stamattina? E ho fatto un giro, no? Ho fatto un giro per cercare ecco, di trovare ecco, qualche cosa, diciamo, un po' diverso dal solito, no? E nei miei giri ecco, ho trovato questi funghi, no? Vedo infatti dei Che meravigliosi funghi porcini abbiamo oggi. debbo confessare che più che a Casamare, perché a Casamare i porcini non li ho mai visti, no? Vengono tanti altri funghi, le famigliole, per esempio, i brataioli, un altro fungo chiamato, ecco, le ruelle, però i porcini non sono mai riuscito a trovarli. Però noi abbiamo una certosa vicinissima a Casamare. Si trova a 25 km da Casamare, a Come un'altitudine si più o meno chiama? di 750 metri, si chiama la Certosa di Trisulti. Ecco, lì Ecco, vengono molti porcini. Trisulti, Prima se ne benissimo. raccoglievano molti di più, no? Adesso invece la gente, no, con le macchine facilmente può raggiungere la Certosa, è più difficile a trovarla. Però Quindi se si conoscono i posti, perché i funghi più o meno nascono sempre con negli stessi posti, no? Ecco, allora è infatti. più facile, si può andare a colpo sicuro senza Certo. perdere troppo tempo. Don Domenico, avete fatto molto bene a portare questi funghi, perché oggi abbiamo una persona che di funghi veramente se ne intende ed è Monica di Medesano in provincia di Parma.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Monica. Buongiorno, buon domenico. Allora, Monica è la nostra ospite quindi di oggi, è una nostra telespettatrice come tutti voi, quindi è un'appassionata del programma, di quel che passa il convento, vero Monica? Sì, non sì, te sì. ne sei persa una puntata? Assolutamente. Conosci benissimo tutte quindi le storie, le cose che dice Don Domenico, sì, 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 sì. La sua passione per l'orto, le verdure. E le piante di pomodori, tutto. Conosci tutto sui pomodori. Tutto. Allora Monica, tu invece oggi ci vuoi cucinare che cosa con questi magnifici funghi porcini? Farò un risotto ai funghi porcini con del prosciutto crudo croccante in accompagnamento. Però prima volevo darti un pensierino che ho portato per voi, che è una calamita, grazie. Coccinella, perché la mia mamma dice che portano tanto fortuna. Guardate Don Domenico, che carina, che gentile, sempre per arricchire il nostro frigorifero e farlo insomma ancora più vivace, no? Ancora più bello. Dove lo vuoi mettere Monica? Scegli tu il posto. Ma guarda, lo mettiamo vicino ai girasoli, visto che bene, è sempre di bene. Estate. Insomma, poi le coccinelle sono veramente... E lo sai che le coccinelle sono molto utili anche all'orto? Sì, perché mangiano, giusto? Tutti mangiano gli insetti. Questi afidi, così. Esatto. È una lotta, diciamo, biologica proprio. Esatto, senza pesticidi. Molto... Senza pesticidi. Nulla. Monica, ma mica hai l'orto anche tu? Non sono così brava e paziente, ecco. Devo dire la verità. Sai perché tante nostre telespettatrici, quelle che chiamano, alcune signore che sono già venute, hanno detto di avere l'orto, quindi noi abbiamo sospettato, oltre che venire qui a cucinare con noi, volevano anche un po' di segreti da Don Domenico. No, io questo no. Diciamo che ecco, i funghi, perché ho un cognato che ama molto andare a funghi, quindi... li conserva con molta cura, numerati, quindi abbiamo... Bene, come si chiama tuo cognato? Gabriele. Allora, salutiamo anche Gabriele, sì. Che è un esperto conoscitore di sì, funghi a questo punto. Assolutamente. E beh, beato lui, perché è bellissimo. Anche noi, devo dire la verità, perché li mangiamo. Ecco, quindi. Certo, quindi qua siamo tutti esperti, anche voi. Questo quindi è il periodo di funghi, e si trovano, fateci sapere che cosa cucinate, se li avete trovate, che tipo di scampagnate vi fate, se fate le camminate, quali sono i posti dove veramente ne trovate tanti. E noi intanto andiamo avanti con la nostra ricetta. Allora, ci vuoi dire gli ingredienti? Allora, Monica? Gli ingredienti sono mezza cipolla, due funghi da 150 grammi circa, 6 cucchiai di olio, 300 grammi di riso carnaroli o arborio, seconda cosa usate di solito, mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare, 75 grammi di parmigiano, 1,5 litri di brodo vegetale, sale, e poi sono 100 grammi di prosciutto, 50 grammi di farina e l'olio per friggere. Benissimo, allora vogliamo iniziare subito, che dici Monica? Sì, 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 volentieri. Lo sai che non ti ho chiesto il cognome, lo vogliamo dire ai nostri Moretti. Allora, quindi lei è Monica Moretti, che viene da Medesano. Sì, in provincia di Parma. Ecco, allora se iniziamo sì, intanto a pulire i funghi, ci racconti anche, allora, iniziamo dalla cipolla. Dalla cipolla, perché diciamo che è la base. Ecco. No, diciamo che noi abbiamo, a fine settembre c'è stata questa fiera a Borgotaro, che è una zona dove i funghi, diciamo, sono molto, molto presenti. Una fiera di cosa? Di funghi porcini. Pensate perché lì un c'è po' proprio... Don Domenico, sì. Una fiera di funghi porcini. Li fanno fritti, che li fanno in tutti i modi. In che quindi... periodo si fa questa fiera? Fine settembre, ci sono due weekend dove si... diciamo c'è questa fiera, ma è enorme, devo dire la verità, perché poi gli appassionati di funghi sono veramente tanti. Quindi non tutti i funghi porcini o anche altre varietà? No, di funghi? Lì è proprio solitamente quella del fungo porcino. Ma è difficile trovare tanti funghi. Guardi, secondo me ci vuole molta pazienza, ma proprio tanta. Da noi cominciano gli inizi di settembre, diciamo un po' in base alla stagione, al caldo, a... È una zona dove se ne trovano, sì, molti, sì, no? Sì, se ne perché trovano. Perché voi siete in mezzo ai boschi. Esatto, e noi diciamo che Medesano è nelle prime colline, prima diciamo di Langhierano, un po' tutte quelle zone lì delle prime colline. Noi ci troviamo, Don Domenico, siamo in Emilia o siamo in Romagna? Siamo in Emilia. Certo, siamo in Emilia, è vero, perché... E Monica, ti vorrei chiedere, no? Sì. Lì ci sono anche funghi velenosi, porcini, sì, velenosi, sì, perché sì. Bisogna saperli, no, riconoscere. Assolutamente. Perché molto... nella zona di Tresulti che io ho nominato ce ne sono molti velenosi, perciò ecco, bisogna stare molto attenti e riconoscerli, no? E conoscere alcuni trucchi, no? Per sapere se è buono o è velenoso. Sì. Tu come fai ad accoglierti? No, io devo dire la verità, io... più che coglierli li cucino, perché appunto mio cognato, che è così bravo,
vado tranquilla del fatto che li sceglie lui per me. Ma non vi fate mai delle passeggiate tutti insieme? Sì, alla a volte di magari funghi. È successo, però chi raccoglie, diciamo, è lui, quello che... perché dice questo sì, questo esatto, no. Esatto, poi lui usa il cestino, di modo sì. Che le spore del fungo... Sì, bisogna usare sempre certo, il cestino. Certo, questo è obbligatorio, benissimo, certo. Non se ne può raccogliere più di una certa quantità. Esatto, no? Ecco. Esatto, perché ecco. Ci sono delle regole anche lì e quindi, insomma... Certo, allora questo lo vogliamo cominciare sì. A mettere io nella padella. Sì. Ti aggiungo un po' d'olio? Sì, un pochino, ancora un pochino perché così... Ecco qui. Perfetto. Bene. Accendiamo. Benissimo. Ecco qui. E adesso... Ma invece questa fiera si fa a Medesano o vicino? No, a Borgo Val di Taro, è proprio una località vicino a noi e sì... Lì, loro li fanno fritti, li fanno risotto, fanno le tagliatelle ai funghi, li fanno in qualsiasi, li fanno a carpaccio con il formaggio a listarelle, diciamo, è un prodotto della zona, quindi... Quindi ci si può pranzare, cenare, assolutamente, pranzare, ci sono queste, sì, lì... ci si può, si sta bene, ecco. Ci quando... siete mai stato, Don Domenico? Lì proprio no, nella zona sì, ecco. Ma questa fiera no? No, la fiera no. La prossima volta non ve la potete altre perdere. Fiere, però in una fiera di funghi porcini no. Ecco, questo adesso mi vediamo manca. L'anno prossimo a questo punto di partecipare, certo. Perché sai, i nostri ospiti quando vengono chiedono sempre, insomma, a Don Domenico poi di andare a visitare certo. I loro posti, e quindi promettono di fare da ciceroni, perché insomma i posti che descrivete sono talmente belli, noi poi vedremo delle fotografie di Parma, sicuramente ce li faranno vedere i nostri ragazzi del web. Certo. E tu invece ci sei mai stata a Casamari? Non ho avuto il piacere. E allora anche questa volta bisogna dovremmo organizzare fare lo scambio culturale, direi, di cibo. Sì, ma comunque qui da Roma si raggiunge facilmente, ecco, no? Adesso che siamo... Adesso che qui vediamo se riesci ad organizzare, altrimenti poi verrai da Parma direttamente. Assolutamente. Allora, il pollo la facciamo soffriggere un po'. La facciamo soffriggere. E prepariamo i funghi intanto? Sì, prepariamo i funghi. Bene. Non deve essere molto cotta, vero? No, non deve essere a fuoco molto alto perché non si deve bruciare. Quindi... Certo. Allora, basta solo imbiondirla un po'. Questi sono già stati puliti. Sì. Li ho puliti bene? È stato bravissimo. Veramente. Li ho puliti con un pennello. Esatto. Don Domenico, spiegate ai nostri telespettatori come si puliscono i funghi, perché mica lo sanno fare sì. Tutti. Bisogna farlo con un pennello, no? Sì. Non, ecco, non bisogna lavarli. Un pennello tipo questo, ecco, vabbè, tipo questo serve per spennellare l'albume, insomma, un'altra cosa. Non si butta niente nemmeno di no, gambo. Assolutamente. Perché il porcino è veramente prezioso. Sì. E ci dite qualche proprietà nutritiva dei funghi? Sono soprattutto ipocalorici, no? E quindi... Don Domenico, ma uno non lo volete pulire anche voi intanto? Sì, e non contengono grassi, quindi ecco, possiamo dire li possono utilizzare tutti, no? Sì. E contengono anche diverse sali minerali, come per esempio il potassio, sì. Ma il potassio lo possiamo trovare in tante altre parti, non è che dobbiamo cercare i funghi. Quindi hanno diversi microelementi pure, no? Però io direi che la proprietà più buona è proprio la bontà, no? Del porcino. È il profumo. Ecco, uno che è... Altri sali minerali li trova dappertutto, esatto. Ecco, nelle verdure, ecco, soprattutto. Ed è vero che contengono quindi il potassio che fa bene anche all'attività sì, sì, muscolare, per esempio anche, no? I grampi, per esempio, tante volte vengono i grampi alle gambe proprio per mancanza di potassio. Certo. Ma è vero, Don Domenico, che i funghi sono dei parassiti perché vivono delle radici delle altre piante, però vivono in simbiosi, stanno tutto benissimo, sì. Stanno benissimo sia gli uni che gli altri, sì. Insomma. Sì, sì, vivono anche alle radici, no? E quindi ecco, questo lo dobbiamo questo ci serve diciamo dopo che, sì. Esatto, anche perché Monica mi aveva detto soltanto di esatto, due, sì, due sì. Funghi sì. Io vi volevo far lavorare ancora un po' Invece noi ce la siamo allora questi li aggiungiamo adesso sulla sì allora sulla io avevo spostato perfetto. La pentola sì, per sì. Non far bruciare la cipolla. Benissimo. Don Domenico, venite qui così aiutiamo Monica. Adesso aspettiamo che riprenda un attimo. Perfetto, sì, va benissimo.
Ecco, quindi aggiungiamo al soffritto di cipolla i funghi porcini tagliati a pezzetti. Due funghi porcini. Don Domenico, ma voi lo fate il risotto di funghi porcini al monastero? Lo facciamo anche con i funghi porcini, ma la maggior parte delle volte lo facciamo con i champignon, no? Diciamo con, che sono un con po' le orecchiette facile. O i pleurotus, cioè. Perché i pleurotus oppure orecchiette, oppure i geloni vengono anche chiamati, no? Perché resistono molto bene anche ai freddi. E quelli ce l'ho nell'orto e quindi quando voglio, no? Certo. È più facile, ecco, farlo. Però una cosa è fare un riso. Diciamo che il risultato magari non è proprio lo stesso, però volete mettere quei funghi porcini, sì, Don Domenico? Sì, però è buono anche in quell'altro modo. Certo, no? Certo, ecco. Però i funghi porcini io devo dire che veramente li adoro, perché voi sapete che anche io vengo dalla zona dei funghi porcini, perché sono di Roccamonfina, là dove sono le castagne, quindi castagne e funghi porcini. Quindi dove c'è il bosco, abbiamo già letto il pensiero di Thomas Merton, no? Sì. Dice che bisogna accontentarsi. Questo, no? È un accontentarsi. È vero, è vero. Effettivamente. Però è bello in questo periodo farsi le scampagnate, insomma andare in giro come dite voi alla ricerca di funghi, sì, magari sì. Tutti insieme, no? Tutta la famiglia. Sì. Nella zona di Trisulti si trovano anche i galletti, che sì, adesso si molto... possono anche coltivare, no? Io anche li coltivo i galletti, ma generalmente lo faccio una volta all'anno, ma anche due volte all'anno, lo faccio in autunno perché il clima è più clemente, c'è più umidità, certo. Perché i funghi hanno vogliono, bisogno, certo. Difatti il 90% dei funghi è, no? Fatto d'acqua. È acqua. Ecco, hanno un profumo splendido. Ora ci vuole il riso. Nemmeno calorie, no? No. I galletti sono buonissimi con gli spaghetti, secondo me. Sono buoni, sì. Visto che voi dite che vi piacciono sempre gli spaghetti, qua veramente ci stanno bene. Sono gialli. Sì. Sì. Io dico sempre a Virginia, dobbiamo fare più spaghetti, no? Perché... io ricevo tante telefonate dove la gente mi dice ma fate un pochettino di spaghetti. Perché siete fate dimenticati pasta. Io non ci credo, perché questa è una sua richiesta. Noi italiani siamo pastaroni. È vero. È una sua richiesta perché Don Domenico è un appassionato di spaghetti, Monica, tu lo saprai. Anche mio papà, sì. Devo dire la verità, è un appassionatissimo di spaghetti. Abbiamo fatto periodi con quelli e basta, perché amava quelli. Anche a casa mia è la stessa cosa. Ecco. Devo inventare una ricetta proprio con gli spaghetti. Sì, 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 proprio chiamata spaghetti, sì. Spaghetti di Don Domenico. Dobbiamo Monica, aggiungere parlato... il riso. Sì, prendiamo subito il riso, hai parlato del tuo papà? Sì. Allora, di riso quanto ne aggiungiamo? 300 grammi? Esatto, sì. Scusami, parmigiano. Dicevo che mi sembrava poco. Poco è un po' già. E anche leggero. Perfetto, esatto. Ecco, quindi lo aggiungiamo subito, sì, così, sì, per sì, farlo lo aggiungiamo, scottare. Lo facciamo brillare un po', no? Lo dobbiamo, sì, far ben asciugare dai sapori, diciamo, perché in cottura poi risulterà molto più saporito il riso. Stavi parlando del tuo papà, quindi, che ama gli spaghetti. Sì, 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 lui non molto. Ci dici come si chiama? Guarda, mio papà si chiama Natale. Natale, tua mamma? Genoveffa. Allora, Natale e Genoveffa ci staranno sicuramente guardando, loro dove abitano? A Medesano, sempre. E quindi li salutiamo tantissimo. Sì, assolutamente. Ma sono anche loro dei nostri telespettatori? Sì, 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 la Don mia Domenico, mamma. Salutate la signora Genoveffa che sta lì e... saluti. Allora, ma soprattutto a noi ci interessa sapere una cosa, ne stavamo parlando prima con Don Domenico, sì. Monica. Medesano è stato uno dei paesi colpiti purtroppo dal terremoto? Allora, diciamo che il terremoto ci ha colpito in modo lieve, non è stato nella zona di Modena, tutta quella zona è stato molto forte. Noi abbiamo amici che hanno avuto dei danni molto seri, cioè in una via dove hanno sempre vissuto tante famiglie, ritrovarsi in due perché erano le uniche case che non avevano... Esatto. Ecco, possiamo sfumare col vino. Veramente ci è dispiaciuto tantissimo. E comunque salutiamo tutte le persone che purtroppo sono state colpite dal terremoto, vero Don Domenico? Certamente. Tra l'altro abbiamo avuto anche varie telefonate, varie testimonianze di affetto, perché noi abbiamo cercato, insomma, di fare tutto il possibile per stare loro vicino e abbiamo anche cercato, insomma, di alleggerire alcuni momenti delle loro giornate, insomma, così, così tristi. Allora, Don Domenico, mi fate... là. Ecco il vino. Vuoi quello? Anche. No? Questo bel rumore. Non lo mettiamo tutto poi a seconda, perché certo. A volte mezzo bicchiere serve. Lo lasciamo sfumare. Perfetto. Ora possiamo salare.
leggermente. Lo facciamo stare un altro po', che dici? Sì, sì, è sfumato, quindi va bene così, perché poi... Allora prendete tutto, Don Domenico, che qui... Manca il sale. Ecco, il sale è lì. Perché ho visto quello grande. C'è anche quello piccolo lì vicino. Fino. Una volta stavo qui vicino. Anch'io l'avevo... Eccolo. Eccolo. Oggi sono veramente distratta. Allora. Non ne mettiamo tantissimo, perché nel brodo, sì, che abbiamo fatto, il brodo vegetale, un po' è stato già messo, quindi noi non... Sì. Perfetto. Don Domenico si potrebbe anche arrabbiare, che oggi sono un po' distratta, vero Don Domenico? Oh, ho beh. Preso il parmigiano al posto del riso, volevo mettere l'olio al posto del vino, il sale non lo vedevo, è faccio meglio, di così. È meglio essere indulgente, perché vero. Potrebbe capitare anche cose. A me, poi, dopo... e poi lei si... Riparerebbe, certo. Ma sì, anche perché so che qui c'è un'esperta di funghi, Don Domenico, insomma, quando si parla di verdure, insomma, poi questi li ha trovati lui, quindi oggi mi posso anche un po' riposare. E poi è venerdì, quindi... È venerdì, si avvicina il fine settimana. Comunque a me piace andare alla ricerca dei funghi, soprattutto perché c'è il contatto con la natura, sì, c'è la pace, no? C'è il silenzio pure, no? In questi boschi, e poi uno... Sì. Si fa una bella camminata, no? Esatto. Ecco, oggi stiamo quindi diventando fa anche bene alla salute. Schiavi, ecco, della è macchina, vero. No? E ogni piccolo movimento prendiamo la macchina. Io devo dire che sono una molto amante delle camminate, perché fanno bene, perché comunque a grandi e piccoli, a chiunque camminare fa molto bene. Non serve fare tanto, basta una mezz'oretta al giorno. Io con la mia bimba nel passeggino... Hai una bimba piccola? Una bimba di un anno, sì. Che bello, sì, come sì, si sì. chiama? Sofia Benedetta. Ah, che bel nome, sì. Vero Don Domenico? Sì. Sofia Benedetta, perché l'hai chiamata così? Sofia perché mi piaceva tanto, e diciamo sapienza e tutto quanto, ha un nome abbastanza profondo. Benedetta perché è arrivata dopo tanti anni che la cercavamo, quindi abbiamo deciso di chiamarla così per quello. Ma è bellissimo. Il secondo nome è Benedetta. No, perché adesso è diventato, sì, quando metti il nome è unico. Sì. Quindi, ah, Sofia davvero? Benedetta. Sofia Benedetta. Non si mette più la famosa virgola, no. Quindi è tutto un nome. Sarebbe stato bello anche Benedetta Sofia. No? Lo so, però... Ma ti pareva che Don Domenico... Allora, tu lo sai, Monica, perché sei una nostra telespettatrice, Don Domenico deve mettere bocca dappertutto. Adesso, quindi, non si limita più a farlo soltanto sulle ricette, ma anche sulla vita personale. Cioè, ma se a lei piaceva più Sofia e poi Benedetta, no? No. Va bene. Esatto. Ormai abbiamo fatto, quindi... Vero? No, perché in questo modo si vede proprio tutta la voglia di avere, no? Questa, sì, lo questa so, bambina, lo so. No? Questo desiderio intenso. Lo so. Ma sì, si vede lo stesso. Su. Noi continuiamo ad aggiungere il brodo. E anche un altro figlio, vero? Un altro figlio di 15 anni, sì, Davide. Davide, Davide sì, sì. Quindi un mio salutiamo Davide e mandiamo un bacino a Sofia Benedetta. Sì, alla mia bimba. Qui stiamo procedendo bene, che sta facendo questa bella cremina... che ha riso. Ecco, sì, la facciamo asciugare bene, sì. Bene. Aggiungiamo quindi un po' di brodo vegetale, un pochino per volta. Sì, assolutamente. Molto bene così. Quindi Medesano è un posto dove si possono fare belle passeggiate in mezzo ai boschi? In mezzo ai boschi, ma poi noi abbiamo tutta la zona dei castelli del Ducato, quindi ci sono dei posti meravigliosi, il castello di Torre Chiara, il castello di Bardi. Sono dei castelli di che, insomma, descriviceli un po'. Beh, sono castelli appunto del Ducato e quindi sono tra Piacentino e Parma, ci sono questi castelli che sono molto belli, sono aperti ai visitatori, c'è il castello di Compiano, c'è il castello di Fontanellato. Io consiglio, se volete fare una gita, ecco, di venire a vederli perché sono veramente belli. Senti, che differenza c'è quindi tra l'Emilia e la Romagna? Perché io so che comunque gli emiliani non possono sentirsi definire romagnoli. Se parliamo della cucina, direi della piadina. diciamo che nella nostra zona viviamo bene perché c'è il prosciutto di Parma, c'è il parmigiano reggiano, i funghi porcini, quindi siamo... il salame di felino, quindi siamo fortunati perché a livello alimentare, ecco, forse la definizione della zona la farei col cibo. Con la cucina? Sì, assolutamente. E allora, questa è la parola di un'emiliana, chissà se arriveranno le chiamate anche dei romagnoli.
siamo tornati e quindi con Monica stiamo finendo di cuocere il riso. Sì. E nel frattempo abbiamo sentito, Don Domenico, ce lo dovevamo aspettare, che sono arrivate delle telefonate, quindi tra emiliani, romagnoli, email, eccetera. Però in particolare vorrei citare la mail del signor Guido, che dice: ma non è vero che poi c'è sempre questa lite, diciamo, tra emiliani e romagnoli, perché loro sono contenti che voi fate il prosciutto buono che loro mettono nella piadina. Esatto. Quindi alla fine si crea una bella fusione. Certo. Benissimo. Ma qual è il prosciutto più buono, insomma, che producete? Ma il prosciutto crudo di Parma direi che è l'eccellenza, nel senso, poi ci sono le varie stagionature, però se uno va a visitare i prosciuttifici è meraviglioso vedere questi prosciutti che rimangono lì per un anno. Sono dei saloni immensi con tutti questi prosciutti appesi, sono splendidi. E poi quando li mangi sono splendidi anche per la bocca, devo dire la verità, perché è un piacere. Ecco. E il culatello? Il culatello è un altro prodotto che mi sono dimenticata di parlarne, ed è sempre nella nostra zona, però sulla zona della Bassa, cioè diciamo che Parma ha una parte dove c'è appunto la zona del culatello, che viene fatto a zibello, e i prosciutti, salame, vengono fatti nella parte più alta. È un prodotto, anche quello per il palato direi meraviglioso. Perché... Ci credo, voi che dite, Don Domenico? Sì, certamente. Io sono d'accordo anche con i prosciutti nel prosciutto di Parma, però io, Monica, ti farei assaggiare il prosciutto che fanno in ciocceria delle parti nostre, nelle famiglie. No. Non quello che si copre, sicuro da noi i prosciutti di Parma si copre da allora tutto, però ha ragione Virginia, però che lei stagionato da 2 anni, per esempio, no? Sicuramente è veramente buono, alcuni proprio conoscono l'arte. Beh, perché no? Sai, nel sud comunque lo fanno anche tutte le persone, i contadini lo fanno a casa, il prosciutto ce l'hanno, quindi stagionato, che prendono per le grandi occasioni. È sicuramente buonissimo, Don Domenico. Comunque uno dei problemi, per esempio, dei prosciutti è che spesso, almeno prima, si rovinavano, perché vicino all'osso cominciavano a rovinarsi e poi spesso erano costretti a buttare. Adesso hanno, non so se l'ha inventata la ciocceria questo qui, no? Lo disossano prima e poi fanno il prosciutto ed è forse ancora superiore a quello di Parma. Ecco. Ci vediamo magari io e lei con due piatti di prosciutto e facciamo questa gara culinaria. Sono buoni, che il prosciutto è già buono di per sé. Diciamo che gli abitanti di Parma saranno, insomma, tutti sul piede di guerra. Don Domenico, che cosa fate? Sì, però Monica aveva già sentito parlare del prosciutto della ciocceria, no? Sì. Quello però fatto in casa, no? Certo. Perché pure noi abbiamo vicino a casa madre delle norcinerie, quindi è famosa la zona nostra anche per il prosciutto. E un po' tutti nelle proprie famiglie, perché noi viviamo, ecco, un po' in campagna, certo, no? E hanno questi maiali e poi lavorano direttamente a loro in casa, certo, con i salami. Fanno gli insaccati, poi la coppa piuttosto che... Le salsicce sott'olio, non hai idea. Come... No. Cioè, la zona nostra è anche famosa per questo, certo, non soltanto la vostra. No, assolutamente, io sponsorizzo chiaramente. Certo, sì, anche perché noi dobbiamo creare comunque questa armonia tra le varie regioni d'Italia, no? Per questo invitiamo tutte le nostre ospiti che vengono dai paesini più lontani, insomma ci piace conoscere le vostre tradizioni. Allora, io direi che qui siamo pronti per mantecare. Perfetto. Quindi aggiungiamo il burro e il parmigiano. Sì, lo facciamo a fuoco spento perché mantecare è sempre meglio non avere fuoco vivo. Ma Medesano è molto lontano da Parma, Monica? No, una 20 di chilometri. No, assolutamente. Adesso magari non le mettiamo così tanto perché ci teniamo alla salute di Don Domenico. Non vogliamo che il colesterolo... Perfetto. Non vorrei... Monica, essendo di Medesano, conoscerai anche Alzeno, no? Sì, assolutamente. Alzeno, che cos'è, Don Domenico? Spiegatelo ai nostri telespettatori. Alzeno è un piccolo paesello, no? Paesino. Sì. Dove si trova una nostra abbazia, che è l'abbazia di Chiaravalle. Molto famosa. Prendono un po' tutto il nome da Clairvaux, no? L'abbazia madre
fondata da San Bernardo, no? Clairvaux, che significa in italiano una, cioè Chiaravalle, una valle diventata fertile dopo il lavoro dei monaci, no? Bella, non ho sempre sentito parlare dell'abbazia di Chiaravalle, sì, deve essere meravigliosa. Un'abbazia in cotto, sì. Un po' tutto cotto, che è il materiale tipico anche della zona, sì. Mentre invece Casamari, ecco, così ti faccio vedere ancora di più la voglia, okay. No? E tutta quanta in pietra. Quindi no? Un altro materiale, quindi, sarà meravigliosa. Ecco, e quindi si conserva ancora di più nel tempo, no? E poi mantiene il suo fascino, perché la pietra penso è più bella del cotto, no? Anche se il cotto è bellissimo pure. Nella Certosa di Pavia, per esempio, c'è tanto, no? Sono veramente tutte molto belle, sì, sì, però a Casamari ci devi andare. Allora, intanto il nostro risotto è pronto. È pronto, io esatto. Direi quindi di aggiungere l'ingrediente particolare, sorpresa, la sorpresa. Diciamo. La andiamo sì. a preparare, Monica? Assolutamente. Ecco, allora ci spostiamo di là. Sì, intanto mettiamo però a scaldare l'olio, certo. Il pentolino, direi che questo è perfetto. Benissimo. Allora, io metto lì e sì. Poi intanto cominciare sì, la preparazione. Perfetto. Allora, prendiamo il prosciutto. Lo tagliamo a striscioline. Vuoi una mano? Volentieri. Allora, questo che tipo di prosciutto è, Monica? Ma è un parma marchiato e diciamo gli ingredienti sono fondamentali. Credo che se il prodotto è buono il risultato sia certo. Eccellente. E quindi ne bastano 150 grammi, sì, giusto? Sì, sì, perché... E deve essere però tagliato piuttosto esatto, spesso. Esatto, deve essere tagliato un mezzo centimetro, perché noi lo andremo a infarinare leggermente, bene. Intanto, in modo che si formerà nel momento in cui lo andremo a friggere una crosticina che ci servirà perché se noi facessimo cuocere il prosciutto direttamente nella padella perderemmo un po' tutto quello che è il suo sapore, diciamo, perché si scioglie il grasso, mentre lasciandolo infarinato rimane molto bene all'interno. Senti, ma questa è una cosa in più che ti sei inventata tu, sì. Quindi proprio con i prodotti tipici della tua sì, zona? Sì, dico, l'ho inventata perché questo contrasto a me piace molto e il risultato è piaciuto anche ai miei ospiti, diciamo. Quindi lo fai sempre, lo fai sì, spesso sì, questo sì, risotto? Sì, sì, io amo molto il riso, molto. È un piatto che mi piace particolarmente. È uno dei tuoi piatti preferiti? Sì, perché sembra difficile nel momento, a volte il riso, sai, la cottura, magari bisogna stare un po' più attenti, però poi alla fine in 20 minuti, intanto magari che fai certo. Anche altro, il riso si cuoce si fa, comunque. L'importante sì. È ogni tanto girarlo e... Perfetto, è stato anche più bravo di me. A te piace il riso, Don Domenico, no? Sì, sì, a me piace molto il riso. E lo fate spesso no? In abbazia? Lo facciamo tutte le settimane. Ah. Perché il riso è uno degli alimenti che più fa bene. Certo. No? E poi intanto anche, io è vado naturale. Sì, sì, vai. Però mi ha colpito quello che hai detto, che hai inventato questo, no? Sì. Perché non so se l'hai sentito, eppure io ho inventato una salsa. No, no. Sarà di un'altra zona. Lo sentirai. Sì, sì, lo sai che lui quest'estate ha inventato un pomodoro nuovo, perché tu sai che Don Domenico ho vede pomodori. Ho visto la puntata, so anche quante ecco, piantine ecco. Ne ha, sì. E quindi ha inventato anche un nuovo sugo, però non ci vuole dire quali sono gli ingredienti segreti. Chissà se ci riesci tu, insomma, a non capire credo. Il segreto. Hai ragione, allora. Non credi. Allora, una volta io provo solo a vedere un attimo se l'olio è pronto. Sì. Lo abbassiamo leggermente. Quindi va bene infarinato in questo modo, sì, soltanto leggermente, poco. Sì, 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 sì. Perfetto. Quindi avete visto, Monica ha aggiunto proprio una briciola di farina per vedere se... Esatto, per vedere... Diceva se l'olio è pronto. E adesso andiamo a mettere... Oh, scusami, Virginia. Vai. Abbassiamo leggermente perché è un po' alto, cioè... Ecco, quindi va messo in abbondante olio. Sì, sì, io diciamo che non lo faccio ad immersione perché tanto è una cosa molto breve. Certo. Intanto sì, prepariamo un pezzo di carta assorbente, sì. Così noi... Perfetto, questo lo metto qui. Eccoci. Prendo una forchetta. Sì, una forchettina. Dove sta Don Domenico? Guarda, è qui. Ecco, così togliamo tutto il grasso. Sì, esatto.
questo. Io lo uso per raccogliere, così non roviniamo. Prendo anche un piattino, così sì, ce lo adagiamo. Grazie, Virginia. Lo lasciamo leggermente. Bene, quindi quanto deve... Ma qualche minuto, guarda, una volta che vedi che diventa un po' croccantino così... Che profumo, mamma mia, questo prosciutto è una cosa deliziosa. Sì. Ma senti, ma tu il prosciutto alla fine lo metti un po' dappertutto? Guarda, io vivo con chi il prosciutto lo ama in modo... Quando gli dico, ma cosa mangiamo? Fammi due frettine di prosciutto. In casa vostra non manca mai, non manca mai. Quello e il parmigiano, assolutamente. Direi che ci siamo. Tutti i prodotti tipici, Don Domenico, come sì. Invece nel vostro monastero non manca mai la verdura. La verdura. Ecco, e quelle devo dire la verità, un po' la invidio perché averla sempre lì a però disposizione. Possiamo dire che anche nel nostro monastero non manca il prosciutto perché lo facciamo anche è noi. È un alimento, certo. È un alimento molto... anche degli insaccati, ecco, il prosciutto. Okay. Senti, ma tu hai una grande passione per la cucina, Monica, si vede? Sì, assolutamente. Arriva da mia mamma, che è una donna che ha cucinato per quattro figli, un marito, quindi... Siete per sempre quattro fratelli? Sì, sì, ho due sorelle e un fratello, e quindi lei ha sempre sia lavorato che... diciamo che cucinato, io mi ricordo da bambina ci preparava delle torte meravigliose la domenica, sì. Sempre. Lei come quindi poteva... era un momento veramente di festa. Sì, assolutamente. Attorno alla tavola, attorno alla cucina, bello. Allora, non saliamo chiaramente perché certo, il prosciutto è già salato di su. Impiattare. Allora, aspetta un secondo perché io voglio dare una pulita qui al tavolo. Sì. Io direi che questo certo, fungo, Don Domenico, lo lasciamo proprio qua, guardate quanto è bello che adesso ci serve. Possiamo. E tu invece, Monica, cosa fai? Di che la cosa mamma. Ti... Ecco, avete sentito che bello? Don Faccio Domenico. La mamma. Da, fa la mamma. In questo anno abbiamo optato per fare la mamma, perché i bimbi hanno bisogno... Certo. Poi c'è Sofia Benedetta che è così piccolina. Assolutamente. Quindi... Allora. È un pensiero che noi tante volte abbiamo anche cercato di inculcare. Certo. No? Di valorizzare, ecco, di... Il allora ci vogliamo spostare di là, fare sì. Il piatto, che dite? Come Don Domenico, sì, prende... volete, ecco, io questo a voi, aspetta che prendo un sottopentola, perfetto. Ecco qui, appoggiamo questo qui, perfetto, dai. Meraviglioso. E quindi sarà contento tuo figlio Davide, vero? Sì, si assolutamente. Che prepari dei pranzetti succulenti, immagino tutti i giorni. Diciamo che lui è un po' in carne, mi dice sempre: mamma, dimagrire con te è un po' difficile. È impossibile. E quindi, insomma. Senti, il parmigiano l'abbiamo già aggiunto. Sì, assolutamente, sì. L'abbiamo aggiunto prima. Sì. E mi raccomando sempre di farlo a fuoco spento. Quando sì, si aggiunge il parmigiano, sì. Sempre. Parmigiano e il burro invece si fa mantecare sì. Prima. Adesso questo magari è un po' caldino, noi vediamo di non... Ecco, quindi abbiamo impiattato con... Sì. E adesso metti le striscioline di, esatto. Di prosciutto sopra. Il guardate che bellezza, Don pronto. Domenico. Bellissimo. Io qua direi che bisogna cominciare a prendere le forchette. Che dite? Sì. Allora, c'è anche un profumo meraviglioso. Sì, è sì. Una ricetta, insomma, che unisce un po' tutta l'Italia, no? Perché abbiamo sì. I funghi porcini che sono sicuramente della zona di Parma, ma sono anche di altre certo. Zone d'Italia, perché Don Domenico ce l'ha portati direttamente sì, dalla ciociaria. E poi questo prosciutto che è meraviglioso e che si trova lì sempre in Emilia, ma insomma c'è anche in lo possiamo prendere anche che, come dice Don Domenico, assolutamente. E quindi è un piatto tipico e non, esatto. Ecco, che quindi unisce un po' tutti quanti. Allora, chissà se voi avete preso quindi appunti, mi raccomando, perché oggi non potete evitare di fare questo buonissimo piatto, quindi risotto ai funghi porcini con il prosciutto crudo croccante della nostra Monica di Medesano. E che ringraziamo tantissimo per essere grazie stata qui con noi, grazie Don Domenico e grazie a voi, alla prossima ricetta.